Allora, un ringraziamento tanto a tutti gli atleti e alla società che hanno partecipato a questo evento, che è stato contraddistinto comunque da due giornate di mare sereno. Spero che la società vi abbia soddisfatto dal punto di vista dell'organizzazione, che non si può dare il nostro meglio. E ringrazio quindi tutti quanti. Passerei la parola all'assessore dello sport di Genova. Ma innanzitutto grazie ancora per il tuo invito, è un piacere essere qui oggi a rappresentare l'amministrazione e portarvi il saluto del mio eletto sindaco Marco Bucci. E un ringraziamento a voi, agli organizzatori, alla federazione, soprattutto per questo evento. So che i danni vi impegnate in questa attività, il risultato di questi giorni ha portato l'opportunità di poter svolgere questa attività importante, questa gara importante nella nostra città con dei risultati importanti. E ci tenevo a essere una delle mie prime uscite, alcuni mi conoscono già, ho già fatto nel passato l'assessore allo sport, ci tenevo a essere qui in questa realtà che come si può sentire, insomma, soffre anche di alcune problematiche. Ci volevo essere, ci sono, soprattutto per testimoniare la vicinanza della nuova amministrazione a questo mondo che ha dato tanto, che continua a dare tanto ai ragazzi e agli appassionati al mondo sportivo. Passiamo la parola al presidente della FIPS. Passi. FIPS. Allora, per me è stata una prima esperienza, perché come presidente provengo dal settore delle acque interne e devo dire che è stata una bellissima esperienza. Mi è piaciuto molto il clima che c'è di gioia, diciamo, tra i vari atleti, un clima molto sportivo, molto, molto di realtà. Le giornate, sia quelle di ieri sia quelle di oggi, direi che sono state molto positive anche dal punto di vista del pescato, perché i pesci sono stati molto molto collaborativi, con dei risultati più che significativi. Ringrazio l'assessore Stefano Anzalone allo sport, neo eletto da pochissimo, per la sua partecipazione. Ringrazio il presidente Cocetti e la Marinetta per l'ottima organizzazione e ringrazio anche gli equipaggi che sono venuti da più lontano, da Trieste, da Catania, a cui tributerai sicuramente un applauso più che meritato, perché abbiamo tante coppie genovesi, abbiamo delle coppie dell'equipaggio anche dalla Pallo. Faccio i complimenti al presidente Repetto perché portano a casa questo primo titolo italiano. E quindi tutto molto, un'esperienza molto molto positiva. Quindi darei la parola adesso a Luca Matteini, che ringrazio personalmente perché è stato uno degli attori principali di questa organizzazione della Marinetta, per la premiazione, anche perché alcune da stamattina alle 6 che sono qui e quindi è giusto andare avanti. Grazie a tutti. Grazie a tutti per la partecipazione, ringrazio assolutamente tutti i collaboratori, ringraziamo anche il giudice di gara Daniele Cacarcere, mi era sfuggito, ma un applauso meritatissimo. Grazie a tutti per la partecipazione e possiamo, diciamo, procedere con la premiazione di questo 60° campionato, per cui lascio la parola al giudice. Insomma, grazie a tutti, anche per il caloroso applauso, non vedo di meritare. Come sapete, come direttore, ieri devo soltanto rispettare quello che c'è scritto nella circolare, nel regolamento particolare. Il regolamento particolare prevede la premiazione singola per i due giorni di gara e quella finale sarebbe quella poi definitiva del campionato italiano. Per cui io già per risposto, la classifica della giornata di ieri, se spento, la giornata di ieri comincerei a partire con il quinto classificato, che è l'equipaggio formato da Brichetti e Rubietti dell'ASSBG Genova Foggia Genova.
Bravo Luciano! Poi il quarto classificato, sempre della giornata di ieri, è l'equipaggio formato da Zucchini Coccetti della ASSP Marinetta. Equipaggio terzo classificato, Nostrini, Franco e Costa Andrea della Lega Navale Italiana di Genova. I nostri poi proveranno a farvi avere le medaglie. Poi equipaggio secondo classificato, Stati Danilo Buggione Paolo dell'UDP Genova. E poi qua e qua sono un po' per questioni di concorrenza, il primo classificato, 5 pescatori direttanti la Parvisi, Gavanna Rollis, con il vincitore. Bravissimo! Sono bravissimi, ma la devi mettere al collo. La vuoi anche al collo? Praticato del circolo pescatori dilettanti da Parigi, l'equipaggio formato da Cavallo e Sette Rendini Giorgio. Non è finita lì. Concorrenza perché prima eravamo in Italia. Fagli un po' la foto, no, fagli un po' una foto che mi mette la medaglia, riprovo a fare di nuovo, perché mi serve. No, la deve mettere lui. Fagli la foto che mi mette la medaglia, che poi mi serve questa foto qua. L'hai fatta? Quindi adesso siamo arrivati al momento clou, la premiazione del campionato italiano di Bolentino a coppie. L'equipaggio terzo classificato, Panariello Iacolo Panarello Raimondo, dello Sturma Genova. Fermatevi qui. Al secondo posto, quindi vice campioni italiani, l'equipaggio Zucchini Coccetti della Maretta. E la storia campioni d'Italia del campionato italiano Bolentino a coppie, l'equipaggio Galvani Loris Fiorentini Giorgio del circolo pescatori Raffaellesi. Il mio cognome è sbagliato, l'hai messo a posto. No, non sono io. È lui colpevole. Devi togliere la I, fagli una foto che mi mette la medaglia. Anzi, falla mettere a Ivano. Ivano, vieni a mettermi la medaglia. Non lo fa. Dai, su. Non lo fa. Dai. E poi il passaggio di consegna. Era lui che mi ha lasciato. Italia!